Gentili ascoltatori, ricevete un cordiale benvenuto dalla redazione del Notiziario ADI, la testata giornalistica delle Chiese Evangeliche Assemblee di Dio in Italia. Il nuovo numero del nostro giornale che stiamo per presentarvi raccoglie in apertura un resoconto sulla chiusura dell'Assemblea Generale ADI e vi condividiamo in versione audio quanto è stato pubblicato sul nostro canale YouTube per la rubrica Primo Piano. Ascoltiamo insieme. Oltre ai lavori delle sessioni amministrative dei 4 giorni di assemblea, sono stati preziosi i momenti di comunione fraterna e particolarmente profonde le benedizioni dei culti serali. Molto apprezzata la strumentalità del predicatore ospite, il pastore Philippe Wendiam Yameogo, delle Assemblee di Dio del Burkina Faso. Altrettanto incoraggianti le riunioni di edificazione del mattino, dove per la predicazione sono stati incaricati il pastore Douglas Ouedraogo, anch'egli delle Chiese delle Assemblee di Dio del Burkina Faso, e il presidente delle Chiese Cristiane Italiane del Nord Europa, il pastore Salvatore Talarico. Le varie relazioni dei responsabili dei dipartimenti di cui è composta l'organicità dell'ente Assemblee di Dio in Italia hanno poi lasciato spazio all'elezione delle varie cariche per il quadriennio 2023-2027. Si riconferma alla presidenza il pastore Gaetano Montante, alla segreteria generale il pastore Eliseo Cardarelli, mentre il pastore Aniello Angelo Esposito occuperà l'ufficio della tesoreria. I restanti 8 membri del Consiglio Generale eletti dall'Assemblea Pastorale sono i seguenti pastori: Vito Nuzzo, Renato Mottola, Salvatore Cusumano, Vincenzo Martucci, Elio Varricchione, Eliseo Fragnito, Domenico Modugno e Giuseppe Tilenni. Da parte della redazione del Notiziario ADI giunge al nuovo Consiglio Generale delle Chiese l'auspicio di un buon lavoro per l'opera di Dio in Italia e per i rapporti con le opere consorelle in Europa e nel mondo. Vi proponiamo ora un estratto dell'intervista che abbiamo potuto raccogliere dal pastore Philippe Wendiam Yameogo, che è stato il predicatore ospite dell'Assemblea Generale tenutasi a Capaccio Pestum in provincia di Salerno. Per chi fosse interessato a poter seguire in video questa intervista, potrà ritrovarla sul nostro canale YouTube. Andare per il mondo e predicare l'Evangelo. Questa è la sfida per la Chiesa oggi. Non è il tempo di dimenticare il grande mandato che Gesù ci ha affidato. Che i pastori vadano per il mondo, che i credenti vadano per il mondo, perché abbiamo vicini, amici, collaboratori con cui abbiamo il compito di condividere l'amore di Dio. Dobbiamo essere i rappresentanti di Dio nella società. Ecco perché lancio ancora questo appello che Gesù lasciò ai discepoli. Andate per il mondo, condividete il Vangelo. Gesù è ancora disposto a salvare, a perdonare, a guarire, a soccorrere. Ed è dovere della Chiesa di presentarlo al mondo. A tutti i pastori delle Assemblee di Dio in Italia vorrei dire: Dio vi ama, Dio vi ama. Per la terza volta dico: Dio vi ama. Perché Dio vi ha scelti, Dio vi ha donato una missione e Dio si impegna a venire con voi in missione. E in chiusura del nostro giornale abbiamo in collegamento con la nostra redazione il pastore Vincenzo Martucci, direttore dell'Istituto Biblico Italiano, per avere da lui qualche informazione sulle attività e iniziative in programmazione. Innanzitutto, pastore Martucci, ti chiediamo come ci si può iscrivere all'Istituto Biblico Italiano. Per iscriversi all'Istituto Biblico Italiano bisogna essere membri di una delle chiese associate alle Assemblee di Dio in Italia o comunità consorelle. È necessario essere convertiti da almeno 2 anni ed essere battezzati in acqua per immersione. Bisogna poi parlarne con il proprio pastore in maniera che possa esprimere il proprio parere e presentare il candidato all'istituto. Per compilare il modulo basta andare sul sito dell'Istituto Biblico Italiano all'indirizzo www.assembledidio.org/istituto-biblico-italiano/ammissioni, dove è possibile trovare il modulo. Una volta inviato, una commissione valuterà le candidature
pervenute e, se le riterrà valide, comunicherà al candidato e al pastore la decisione di accettazione del candidato. Pastore, sappiamo di una particolare iniziativa dell'IBI riguardo un seminario estivo per pastori e responsabili. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di approfondire la conoscenza di alcune tematiche bibliche in un periodo dell'anno, quello estivo, in cui è possibile avere delle ferie o delle vacanze. Il tema scelto per il primo corso è il ritorno di Cristo dal libro di Daniele all'Apocalisse e si terrà dal 19 al 24 giugno. Per i primi 40 iscritti sarà possibile essere ospitati presso la struttura dell'Istituto Biblico, mentre nel caso in cui le iscrizioni fossero maggiori bisognerà rivolgersi a strutture ricettive esterne. Il pranzo e la cena invece saranno consumati sempre insieme presso la mensa dell'Istituto Biblico. Con questa iniziativa si spera di poter offrire a quanti sono impegnati nel servizio cristiano una occasione di arricchimento spirituale e dare quindi anche la possibilità di un confronto e di una comunione fraterna. Infatti, tra le attività della settimana sono previsti anche culti quotidiani durante i quali si avvicenderanno i diversi responsabili legati all'attività dell'Istituto Biblico Italiano. E la segreteria dell'IBI fa sapere che ci saranno maggiori dettagli che saranno comunicati agli iscritti ai ruoli attraverso una lettera della segreteria dell'istituto. Si conclude qui il nostro giornale. Seguiteci ancora attraverso l'app ADDMRT, disponibile sia per Android che per iOS. Inoltre, questa edizione è già disponibile in podcast su Spreaker.com e sui nostri profili social. Altri contenuti potrete ritrovarli consultando il sito www.assembleadidio.org. Non ci resta che ringraziarvi per l'attenzione, dandovi appuntamento al prossimo numero del notiziario ADI, l'attualità della parola di Dio nelle notizie di tutti i giorni.